Ciao amici, in questa bellissima mattinata di sole volevo ringraziare tutti coloro che hanno già acquistato il nuovo libro Le stagioni dell'essere. E volevo ricordarvi che questo non è un libro da capire, ma è un libro in cui perdere tutto ciò che crediamo di essere. In effetti, chi è che crediamo di essere? Ogni giorno ci attacchiamo delle etichette che ci dicono chi siamo, come ricco, povero, bello, brutto, fortunato o sfortunato, direttore o operaio, maschio o femmina, sano o malato. Ma cosa succederebbe se un giorno tutte queste etichette iniziassero a cadere? Cosa succederebbe se riconoscessimo che queste etichette di fatto sono attaccate al nulla, a una cosa che non può essere definita? A qualcosa che non ha un'età, che non ha un nome, a qualcosa che in realtà non esiste, ma che però è viva. Forse questa risposta possiamo trovarla leggendo Le stagioni dell'essere, un libro unico nel suo genere. In effetti, molti libri vogliono insegnarci come essere felici, come poterci rilassare, come avere successo, come guadagnare dei soldi, cose di questo genere. Mentre rarissimi sono i libri in cui riconosciamo che in realtà siamo già abbastanza e di non aver bisogno di tutte queste cose, perché in realtà siamo la vita stessa, piena di meraviglia, di stupore, è perfetta così com'è. Perciò, chi fosse curioso di fare una lettura nuova e fresca come Le stagioni dell'essere, può contattarmi e prenotare la sua copia cartacea con dedica autografata. A presto, rimanete anche in contatto e aggiornati su questa pagina per le presentazioni del nuovo libro.